non sono fascista, non credo né assolutamente in nessun tipo di dittatura, non sono né di destra né di sinistra, semplicemente penso che ci sia la libertà di analizzare dei periodi storici, di parlarne, perché è giusto conoscere tutto quello che è accaduto nel nostro paese per sviluppare una capacità critica. Una ricerca, un periodo storico volutamente, un periodo storico che in questo momento comunque fa parlare molto, e per vedere un attimino le reazioni e per poi fare anche una ricerca sociologica su quello che riguarda il web, su quanto può essere pericoloso trovarsi in certe situazioni. Ecco, è stata voluta questa cosa, lo ripeto, è ovvio che ho postato delle frasi e delle immagini di Mussolini proprio per capire che cosa si sarebbe scatenato. Sto parlando di una ricerca come si fa se non, in questo caso, se non provi anche delle reazioni, come fai a capire? Cioè, ma quindi possiamo dire che il suo scopo era quello di far capire ai ragazzi che condividere le frasi fasciste su Facebook può avere delle... No. Allora, io ho detto che c'è una ricerca storica su un periodo che in questo momento viene spesso oscurato e demonizzato. Volutamente ho scelto un argomento che comunque fa parlare e vedere che reazioni provocava questo. Le reazioni ci sono state, io l'ho già spiegato. Ma come mai ha scelto proprio quel periodo e per dire, non per dire che ne so, quello degli anni di piombo? Ma io l'ho fatto come provocazione, all'inizio non potevo neanche spiegare, perché se io ho deciso di vedere delle reazioni, non è che posso mettere un post e dire guardate, lo metto, lo condivido perché voglio vedere le reazioni vostre e comunque in generale quali sono. Cioè, che cosa veniva fuori? Non capisci nulla, cioè non ci sono neanche le reazioni, no? Ho scelto quello perché in questo momento è un argomento che quando qualcuno prova a tirarlo fuori, insomma, partono denunce, parte un po' di tutto, no? Si innesca tutto un meccanismo di particolare, quasi di censura, no? Beh, però riproporre delle frasi di Mussolini forse è un po'... cioè, forse te lo dovevi aspettare un attimo che ci sarebbe stata una reazione di questo tipo, no? Sì, ovviamente sì. Sono un insegnante, quindi fa scrivere il titolo maestra fascista, ovviamente nel 2017 desta un po' di attenzione, no? I giornali devono vendere, devono fare l'articolo e quindi scrivere questo. Se era una persona, diciamo, che non faceva l'insegnante, probabilmente nessuno ne parlava, no?